Benvenuti, sono Anna Grazia Lopez, insegno Pedagogia delle Differenze presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia. La pedagogia ha attraversato non poche difficoltà nell'affermarsi come scienza autonoma, libera da qualsiasi forma di subordinazione e di condizionamento dalla filosofia. Tale subalternità trovava fondamento nell'antinomia teoria-filosofia e prassi-pedagogia, un'antinomia spesso risolta con l'affermazione della superiorità della teoria sulla prassi e dunque della filosofia sulla pedagogia. Per attribuire dunque il ruolo di scienza alla pedagogia occorreva riabilitare il ruolo della prassi educativa, restituire alla prassi il valore conoscitivo di cui era portatrice e utilizzare tale valore conoscitivo come oggetto di elaborazione e generalizzazione teorica. Il percorso che ha portato il passaggio dalla filosofia alla pedagogia come scienza autonoma non è stato facile, tuttavia è possibile individuare tre fasi. La prima fase vede la pedagogia come ancella della filosofia, scienza meramente pratica, applicativa, priva di qualsiasi fondamento suo proprio di tipo teorico. La seconda fase corrisponde al dibattito accademico sulla necessità di elaborare uno statuto epistemologico che conferisse autonomia di scienza alla pedagogia, attento e comprensivo della dimensione teorica e pratica dell'educazione. La terza fase, infine, si caratterizza per la nascita della pedagogia come scienza autonoma e la riappropriazione da parte di questa della dimensione teoretica. La prima fase. La posizione ancellare della pedagogia rispetto alla filosofia appare evidente nell'idealismo di Giovanni Gentile. Gentile fece coincidere la pedagogia con la filosofia dello spirito. Se la filosofia, affermava l'autore, è scienza dello sviluppo dello spirito, allora essa si identifica con la pedagogia, il cui oggetto è il processo di formazione dello spirito. Gentile si oppose alle pedagogie naturalistiche per la distinzione che queste facevano tra teoria e prassi. Per poter superare la posizione, tale posizione, la pedagogia ha iniziato dunque a guardare con interesse l'apporto conoscitivo che potevano offrire le altre scienze. È la corrente che sembrò meglio rispondere alle esigenze di questo processo di rinnovamento fu quella empirista. La scelta di questo paradigma comportò per la pedagogia l'adesione alla logica delle scienze esatte e l'utilizzo di metodologie basate sull'osservazione della realtà, sulla rappresentazione e verifica delle ipotesi di ricerca. La seconda fase è segnata da un intenso dibattito condotto in sede accademica sul rapporto tra teoria e prassi educativa e sul legame esistente con le altre scienze. È un dibattito che scaturisce in seguito al movimento studentesco del 68, sostenuto dal pensiero dei francofortesi e dai descolarizzatori, e fece emergere l'immagine di una pedagogia fragile e inconsistente sia sul piano teoretico che su quello sperimentale, di una disciplina in cui teoria e prassi stentano a diventare momenti complementari nella interpretazione di un problema educativo. Di una scienza priva di un oggetto, di una sua area di competenza specifica, di una sua metodologia di ricerca, di un suo linguaggio, dipendente, per non dire subalterna, ancora alla filosofia. Di fronte a tale scenario, l'ambiente accademico si divise tra coloro che decretarono la fine della pedagogia, da non confondersi con la fine del pedagogico, e che invece propose la formulazione di un nuovo statuto scientifico. I tentativi fatti da questi autori erano tutti finalizzati a rivendicare, da un lato, il carattere teoretico della pedagogia di fronte all'affermarsi della sola dimensione empirica, ma anche di storicizzare la ricerca teorica, concretizzandola proprio nel fare quotidiano. Ricordiamo, tra tutti i pedagogisti che parteciparono a questo dibattito, Francesco De Bartolomeis, che accentuò la dimensione etico-sociale dell'educazione, affermando che la pedagogia trova significato solo se si cala nella realtà per coglierne le contraddizioni.
Per questo occorre, per una sua maggiore autonomia, elaborare una teoria generale dell'educazione e promuovere una collaborazione con le altre scienze. Terza fase, come risposta a tale esigenza si afferma un modello di ragione filosofica aperto e problematico che si avvale del contributo della ragione filosofica di Antonio Banfi e del problematicismo pedagogico del suo allievo Giovanni Maria Bertin. Il problematicismo pedagogico di Bertin rappresenta il punto di partenza per l'elaborazione di una possibile ipotesi di statuto epistemologico della pedagogia, in grado di conferirgli autonomia. Punto di partenza di questo modello è il principio di ragione, una ragione intesa come idea limite di natura trascendentale, in grado di comprendere in sé la problematicità e dunque la caratterizzazione antinomica dell'esperienza educativa. Attraverso i due criteri fondanti lo svolgersi dell'idea trascendentale e che sono l'aderenza alla realtà e la fedeltà alla ragione, il problematicismo ha trovato il modo per unire teoria e prassi. Questo paradigma consente di cogliere la natura antinomica della realtà attraverso la ragione. Accetta il valore probativo dei due poli dell'antinomia che caratterizza la complessità dell'esperienza educativa e il superamento dell'antinomia in una sintesi trascendentale finalizzata a trovare una soluzione alla problematicità educativa. Tale momento conciliativo non ha bisogno di essere giustificato dalla filosofia dell'educazione. La scelta deve essere fatta in seguito alla formulazione iniziale di una serie di ipotesi risolutive di un problema, individuato nella concreta realtà educativa, da verificare empiricamente. Una verifica che non è risolutiva, ma che costituisce il momento per una ulteriore problematizzazione e ripensamento critico. In questo modo viene superata la visione contemplativa della conoscenza a favore di un approccio che è pragmatico e logico-ermeneutico insieme, per cui la dimensione teoretica interagisce con quella scientifica, assolvendo il compito di fornire alla ricerca empirica le idee regolative che fanno da principi guida per la formulazione di un sistema di ipotesi preliminari all'azione. Così facendo, la dimensione prassica, come scriveva John Dewey nelle fonti di una scienza dell'educazione, fornisce i temi dai quali la ricerca può partire per avviare la riflessione teorica, risolvendo l'opposizione teoria-filosofia dell'educazione, prassi-pedagogia.